Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo pronti per buttarci su Ghost Runner 2. Lo attendevo tantissimo, anche perché il primo capitolo mi era piaciuto molto e non vedevo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Il primo è stato molto molto impegnativo e posso constatare che, avendo provato la demo, che anche questo Ghost Runner non è affatto semplice, quindi ci saranno tante morti, ma ragazzi, questo non ci fermerà. Buttiamoci subito su una nuova partita e partiamo. We've been given many names. Ghost runners, human-like killing machines, guardians, monsters, an extinct breed. That last one, while true for most, for us, naive. That kind of strength, that will to overcome every obstacle, that undying thirst to defy those who enslave us, that resentment, ironic disobedience. It kept us alive. Hidden. Rejected. Forsaken. And now, with all the masters gone, a time has come to free ourselves at last. To remind everyone of what we once were. Dharma will finally pay the price it deserves. And there will be no one left to protect it. It's time to wake up. Started about 20 minutes ago. The reactor team managed to contact us before they went down, but there's no way our reinforcements can beat the hammers to the central chamber. Except for you. Report once you're in position. Iniziamo, ragazzi. È un sequel a tutti gli effetti, siamo già morti. Bene, ok. Ok, non inizia come la demo. La demo iniziava diversamente e questo mi fa piacere. Raggiungi il reattore. The hammers have a hell of a head start. No time to do it the usual way. I'll be your handler on this one. That's not necessary. Sure it is, Jackie. I've always wanted to work more closely with you. Don't take it away from me. Là. Ma quanto mi mancava, ragazzi, quanto mi mancava. È un gioco estremamente adrenalinico, ma anche tanto difficile. Problem is, ever since the Saruman character took over, the hammers have changed. Ok.
ho capito. Lo so. Là. Bella, 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 bella. Ci sono tante novità in questo secondo capitolo, ragazzi. La prima, che è quella molto figa, è che possiamo andare in moto. Ci sono delle sequenze in moto veramente fighissime. Poi, se non mi sbaglio, possiamo anche migliorare la katana e altre cose interessanti. Occhio! Stavo per cadere. Resistenza. Lo scatto, il potenziamento sensoriale e i blocchi consumano resistenza. La resistenza si rigenera col tempo, ma la ricarica si arresta durante i blocchi. Ok. Ah. Adesso iniziano le morti abominevoli. Praticamente per evitare i colpi bisogna perriare. Ecco. Why is the reactor above the city? How should I know? Do I look like a nuclear engineer to you? Maybe. Però non lo senti il peso della morte qua, ragazzi. Nel senso che i checkpoint sono estremamente frequenti e anche molto rapidi, quindi si muore tantissimo, però è comunque un gioco rapidissimo. Ah, cazzo. Ok. Sfide. Alcuni livelli hanno delle sfide nascoste che ti metteranno a dura prova. Otterrai ricompense in base a come le completerai. Cerca i terminali nascosti per iniziare la sfida.
cioè questo? La corsa attraversa tutti i cyber cancelli. Iniziamo. Proviamo. Sbagliato di brutto. Bronzo. Ci riprovo. È figo. Molto figo. Perché ho sbagliato, ragazzi. Più veloce di così, non è che posso andare. Argento. Va bene. Bello però, molto figo. Quindi adesso per di qua. They seem determined. Well, they better be. Once you pull a stunt like this, it's all or nothing. Merda. Well, they better be. Once you pull a stunt like this, it's all or nothing. All the factions will be at their throat if they fail to secure the reactor in the bargaining chip. And they will fail. Can't we secure the reactor remotely? Why didn't I think of that? Oh wait, I did. Oh cazzo! But your late papa, the architect, made these things network unfriendly. Besides, even if we do prevent them from detonating. Ok, mi devo agganciare. Mi sono agganciato, dai! Vabbè. Ogni tanto c'è qualche scatto. Why wasn't the reactor adequately protected? Because of politics. There's nobody can come close to it without all the other factions getting all twitchy. This mess is exactly what we need the Interface Council to work out. If all the gangs and factions don't work soon, Dharma will just fall apart right in front of our eyes. Ah, potevo schiacciarli. Peccato, ragazzi. No! Oh! Torno indietro. La merda. Yeah.
Ciao. Sto per essere schiacciato anche io. Chi è rimasto? Chi è rimasto? Là. Oh, oh. Ok. Fine del livello? Beh, penso di sì. Down your weapons now. A number? Let me put it down, Master. Will Bushido allow it? It will now. Will we buy the Sono cattivi questi. Sono cattivi, sì, sì. May we be free! Salve. Ok. Subito un boss così? Allora loro ci danno un colpo e siamo morti, ragazzi. Non possiamo bloccarlo, Vabbè, ma che cazzo? Non lo vedo. Wow.
Oh, Kaiser! Insisti, insisti! E che cazzo facevo qua, scusate? Mi ha preso! Vieni qua, stronzo. Merda! Master, nuova katana? Forgive not this one's weakness, for he is not worthy. But through this sacrifice, carry forth the vengeance of the Ashura. May we be free! Threat neutralized? Sembrerebbe di sì. È morto, è morto, sì, sì. Glad I could help. My name is Adrian Bakunin. Throw down your weapons and surrender. Heard that one before. In the name of the Interface Council, you're under arrest. Let's go. Understood. Now you show up. We're here, ain't we? Connor wants to see you. Sure he does. Ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui con questo episodio. Non vado oltre. Vedremo direttamente il prossimo episodio. Sono morto 25 volte, ma vi avrò risparmiato tantissime morti io, ragazzi. Bello, 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 adrenalinico, violento e brutale, come piace a noi, ragazzi. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.